Ciao a tutti ragazzuoli e bentornati, bentornati anche oggi in un nuovo video. Oggi siamo qui per parlare di qualche nuovo rumors riguardo al Quest 3 e al Quest Pro della Oculus, ormai Meta, e anche per parlare di PlayStation VR 2, ovvero ormai per PlayStation 5. C'è stato ieri, si è concluso ieri la conferenza del CIS in cui hanno annunciato le specifiche appunto del nuovo VR per PlayStation. Si chiamerà appunto PlayStation VR 2, e questo è il nome ufficiale per il nuovo visore per la next gen, e anche il nuovo controller che si chiamerà VR 2 Sense. Questo è già stato svelato con diverse immagini. Appunto PlayStation 2 vuole portare i giochi con la realtà virtuale ad un passo successivo, ma andiamo a vedere ora le specifiche tecniche. Ho segnate tutte ovviamente qua sul telefono, se no non andrei a ricordarmele. PlayStation VR 2 arriverà con un display OLED, una risoluzione del pannello di 2000x2040 per occhio, una frequenza di refresh rate di 90 Hz o 120 Hz, una distanza tra le lenti regolabili, quindi sarà adattabile, speriamo, un po' a tutti i tipi di IPD, un campo visivo di 110 gradi circa, dei sensori Six Eyes con giroscopio accelerometro sulle tre assi, il sensore IR di prossimità, quattro camere nel visore con una camera tracking AR per tracciamento dei movimenti degli occhi, quindi sì ragazzi, ci saranno delle telecamere interne in modo che potranno tracciare anche il movimento degli occhi di chi indosserà il VR, e questa deve essere una cosa veramente tanto figa. Vibrazione al visore, quindi i primi a portare una cosa del genere, un connettore ovviamente USB Type-C, ormai penso sia di prassi metterlo ovunque, spero che anche chi non l'abbia ancora implementato nei vari telefoni o PC lo vada a implementare presto, ormai dovrebbe essere l'unico ad esserci, il microfono integrato e la presa jack ovviamente anche per le cuffie. Per quanto riguarda invece il VR 2 Sense Control, avranno sensori capacitivo finger touch e sensore IR di prossimità, avranno i grilletti adattivi come quelli appunto degli ultimi controller sempre di PlayStation 5, ovviamente un'altra porta USB Type-C, un Bluetooth 5.1 e la batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio. Non è stata ancora annunciata una data d'uscita, ovviamente ci saranno delle news durante quest'anno, alcuni leak hanno confermato che saranno verso fine 2022, ma potremmo essere in grado di vederli magari anche prima. Sony però in tutto questo ha annunciato anche Horizon Call of the Mountain, ovvero il primo gioco per PlayStation VR 2, e speriamo presto di vederlo tutto dedicato a PlayStation VR. Ovviamente anche per questo non ci sono dettagli maggiori, ma potrebbe fare appunto il suo debutto insieme al nuovo visore, ma per questo non ci sono altre notizie in merito. Ovviamente Guerrilla fa sapere che ci saranno maggiori dettagli in futuro. Invece ora passiamo a qualche leak per quanto riguarda il Quest 2 e il Quest Pro, ormai diventati Meta e non più Oculus. Per quanto riguarda il Quest Pro si parla di schermi mini LED nei suoi display, invece per quanto riguarda il Quest 3 invece si parla di schermi OLED. Meta ha firmato un accordo per iniziare la produzione di questi display con Changxing Technology. Brand Lynch, un analista tecnologico e VR, è andato oggi su Twitter per rivelare alcune delle nuove informazioni su alcuni dei prossimi dispositivi VR di Meta. Si è concentrato appunto principalmente sul tipo di display che utilizzeranno Quest Pro e Quest 3, ma ha anche discusso di altre specifiche per le cuffie e le loro tempistiche di produzione. Appunto, come detto, Quest Pro utilizzerà questi mini LED, un display che finora è stato visto solo e principalmente nei televisori e in alcuni altri prodotti Apple. E appunto questo dovrebbe far apparire molto meglio dei classici LCD 1920x1832 del Quest 2, anche se non sappiamo ancora quale risoluzione utilizzerà questo Quest Pro. Invece nell'ultimo live stream Connected del 2021, Zuckerberg ha suggerito che il Quest Pro utilizzerà l'ottica pancake, appunto per piegare la luce più volte in modo che possano avere un profilo più sottile. Questo appunto combinato con i mini LED dovrebbe fare un salto successivo e importante in avanti per quanto riguarda comunque la qualità visiva di Quest Pro. Lynch afferma che il Quest Pro potrebbe addirittura già vedersi tra aprile e giugno 2022, e ovviamente Quest
Pro sarebbe un dispositivo wireless che sarebbe in grado di riprodurre ovviamente tutti i migliori giochi anche di Quest 2, aggiungendo però anche telecamere che sarebbero in grado di rilevare sia viso che occhi e ovviamente anche dei controller touch aggiornati. Per quanto invece riguarda Quest 3 è impostato a utilizzare degli UOLED, ovviamente una versione aggiornata dei classici OLED, e questo porterebbe il Quest 3 ad essere il primo dispositivo di massa a utilizzare questa tecnologia di visualizzazione. Lynch ha anche specificato che Meta aveva già finalizzato i dettagli di produzione per l'OLED con Changxin Technology, scusate sempre la mia pronuncia, e che il dispositivo però sarebbe stato rivelato in un Meta Connect nel 2023 e rilasciato appunto poco dopo. Però dati gli ultimi Connect avvenuti appunto a settembre e ottobre, ciò suggerisce che il Quest 3 potrebbe addirittura arrivare alla fine del 2023. Ma oltre a questo tipo di display per Quest 3, si vocifera che Meta stia lavorando a un chipset proprietario per il dispositivo. Meta però sta lavorando a un chipset proprietario per il Quest 3, quindi non si troverà lo Snapdragon XR3 Qualcomm, anche se però sarà disponibile quando Quest 3 entrerà in produzione, ma Lynch ha affermato che questo SoC personalizzato si concentrerà su una GPU progettata al meglio per i carichi VR, quindi progetteranno qualcosa di apposito per questo visore, il che direi che sarebbe anche lì un grande passo in avanti. Beh ragazzi, non ho molto altro da aggiungere, questi sono alcuni dei leak e invece le notizie più recenti che sono state date per quanto riguarda PSVR2. Ora vi lascio a un video che ho trovato invece oggi molto divertente, che è stato creato da questo youtuber americano, vi lascio il nome qui perché ora mi sfugge, e dategli un'occhiata perché fa veramente ridere ed è veramente ben fatto. Spero che questo video vi sia stato d'aiuto, vi ricordo di dare sotto un'occhiata a tutti i vari link, di iscrivervi qui se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella delle notifiche. Non saprei che altro dire, nient'altro. Bella! Hey, you looking for some company tonight? Where's your cute little ass rushing off to? Papers. You look like a cut from meat, are you? Look down. That's a fail! Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn.